procedimento dello, diciamo, dell'arrivo dei prigionieri qua è molto simile a quello che capitava nei lager tedeschi, perché dall'isola di Arve prendevano la nave, poi sui camion, poi sui treni e poi a piedi. C'è proprio un percorso simile, con le stesse condizioni, per cui niente da mangiare, niente da bere, dovevano aggiustarsi tra di loro. Addirittura dicevano alcuni prigionieri, ho letto delle testimonianze, che arrivare a Gonar sembrava di essere arrivati in un albergo rispetto all'isola di Arve, per cui c'erano le strutture in muratura, in legno, là invece erano proprio le tende, un tipo di trattamento che non era molto dissimile dal punto di vista delle condizioni igieniche, di vita, il mangiare ovviamente era scarso, non c'erano le camere a gas, non c'erano i crematori, per cui si moriva giustamente per fame, per dissenteria, quindi non è un'esperienza molto diversa da quella dei campi tedeschi. È solo che noi abbiamo rimosso parecchio di queste testimonianze. E quindi il tentativo di recuperare queste testimonianze attraverso questo viaggio o comunque lo studio dei campi italiani serve anche a farci prendere coscienza che non è successo soltanto in Austria ma, o in Germania, ma anche qui da noi. Una delle cose importanti da dire sul fatto della non conoscenza da parte degli italiani, insomma, di questi risvolti, è probabilmente dovuto al fatto che l'Italia non ha avuto un processo di Norimberga. La prima cosa da sottolineare, e la vedete anche nel titolo di questo libro, è che questo campo è stato un campo completamente italiano, tutto italiano, è stato costruito e gestito dalle autorità italiane e non c'entra nulla con l'occupazione tedesca, anzi smette di funzionare appunto dopo l'8 settembre 1943. È un particolare che si rileva perché nella storiografia italiana purtroppo questo elemento della storia dell'Italia fascista non viene appunto messo in rilievo normalmente. Il fatto che anche l'Italia avesse dei campi di concentramento per internati civili, oltre che a quelli per prigionieri di guerra, naturalmente non è un fatto molto noto al pubblico italiano. La ricerca più sistematica, diciamo, più puntuale sui campi di concentramento fascisti è stata portata avanti dal professor Carlo Spartaco Capogreco, che ne ha contati 48, cioè 48 campi di concentramento gestiti dal Ministero dell'Interno, quindi campi di concentramento per civili, non per militari, non per prigionieri di guerra. E il campo, come vi dicevo, si trovava a poca distanza da qui, verso la statale, e del campo oggi non resta più nulla, ha smesso di funzionare nei giorni successivi all'8 settembre 1943 con lo sgretolamento dell'esercito italiano ed è stato smantellato già nelle settimane successive da parte degli abitanti di Gonar, in parte perché non lo volevano più vedere, ma soprattutto perché anche le condizioni di vita del territorio, insomma della popolazione del territorio, erano così penose in quegli anni che effettivamente i materiali con i quali era costruito il campo necessitavano anche al paese, sono stati utilizzati in particolare per la costruzione dell'asilo infantile. Quello che resta a memoria di questi fatti è il sacrario che visiterete oggi, che contiene i resti di 471 persone, quasi tutte, cioè 425 circa, morte effettivamente in questo campo, gli altri sono invece vittime di altri campi di concentramento che si trovavano sempre qua vicino, soprattutto al campo di concentramento di Visco, che è un altro paese non molto lontano da qui, ed era anch'esso un campo per jugoslavi. Questo sacrario è stato costruito nel 1973 per cura delle autorità jugoslave. Attualmente il comune di Gonar si occupa della manutenzione ordinaria, però in effetti la sua costruzione e anche il finanziamento non si deve a un'autorità italiana, ma appunto all'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia. Quindi i primi internati che arrivano a Gonar sono questi ex militari. I militari appunto dell'esercito jugoslavo arrivano pertanto a Gonar nella primavera del 1942. Nei mesi immediatamente successivi arriva un altro tipo di internati, che sono le vittime dei rastrellamenti che vengono condotti in Slovenia appunto nella primavera del 1942 fino a giugno-luglio 1942. Questi rastrellamenti vengono condotti in modo molto duro, molto brutale e anche indiscriminato. Tutti gli uomini adulti dai 18 ai 55 anni circa vengono fermati e circa 6.000 di questi arrestati e deportati. 6.000 uomini significa, come si legge in una delle comunicazioni tra due comandanti di due diversi corpi d'armata, corrispondono a oltre un quarto della popolazione maschile attiva di Lubiana. L'occupazione dei territori
slavi è effettivamente molto dura, molto difficile. La repressione si fa sempre più cruenta. Nel novembre del 1942 la situazione cambia completamente. Le persone che sono qui vengono spostate in altri campi, nel frattempo sono stati appunto organizzati altri campi per jugoslavi, uno in provincia di Padova, Chiesa Nuova, un altro in provincia di Treviso, a Monigo, un altro ancora ad Arezzo, a Renicci di Anghiari, in provincia di Arezzo, altri in provincia di Frosinone. Le persone che sono qui appunto vengono spostate, i militari vanno a Chiesa Nuova, i politici a Renicci e gli altri, gli studenti, i giovani soprattutto a Monigo. E qui arrivano invece gli internati che provengono da un altro campo di concentramento, il campo di concentramento di Arbe, che è Rab adesso in croato, è un'isola della Dalmazia, molto, molto bella anche, dove appunto c'era questo campo di concentramento che è stato il campo di concentramento italiano più atroce. Era un campo attendato, cioè costituito da tende e non da baracche. Le tende venivano spesso piantate sulla nuda terra, quindi le persone erano costrette appunto a dormire sulla terra. I servizi igienici erano completamente insufficienti, l'alimentazione disastrosa. Nel giro di pochi mesi il campo di Arbe arriva a una situazione tale per cui la situazione sanitaria è talmente pericolosa anche per i soldati italiani che sono di guardia al campo che si decide appunto di trasferire parte di queste persone a Gonars. Le persone di Gonars che li vedono arrivare dicono che sono disseccati, pelle ossa, i medici usano dei termini più medici, chiaramente dicono che non hanno più tessuto adiposo, sono appunto letteralmente pelle ossa, sono malati, sono pieni di pidocchi, sporchi, con soltanto 4 stracci addosso. E da questo periodo in avanti si hanno il maggior numero dei morti di Gonars. Le persone del paese che le vedono passare accolgono i primi internati con insulti e sputi e sassate, anche perché la propaganda fascista li ha descritti come dei criminali pericolosi, autori di omicidi, responsabili delle morti dei soldati italiani, quindi l'accoglienza dei primi internati è questa. Chiaramente quando nei mesi successivi gli internati sono altri, sono appunto donne, vecchi e bambini, così anche in condizioni così penose, anche la gente del paese capisce che qualche cosa non funziona, insomma, che i conti non tornano, che questi non sono certamente criminali così spaventosi, così pericolosi come appunto la propaganda voleva far credere. Quindi a Resia, vicino al campo, due installazioni artistiche e quella che visiteremo per ultima, che è vicino a una galleria, la Galleria del Virgolo, simboleggiano delle funzioni di questi luoghi. Questi luoghi, cioè, sono stati scelti non per motivi X, ma per dei motivi legati alle funzioni che questi luoghi avevano all'interno della storia della deportazione a Bolzano. Quindi hanno un preciso riferimento alla storia della deportazione a Bolzano. Il primo luogo che abbiamo adesso visto e che è situato di fronte al muro del campo, ricorda il concentramento delle persone, quindi è situato sul luogo che aveva la funzione del concentramento delle persone. Il monumento che vedremo adesso, immediatamente in zona industriale, è legato alla funzione di un binario dal quale sono partiti, non so se tutti, comunque buona parte dei trasporti, dei 13 trasporti che da Bolzano sono partiti per i Lager d'Oltralpe. Il terzo luogo che visiteremo poi, in prossimità della Galleria del Virgolo, simboleggia invece uno dei luoghi di lavoro coatto, perché la stragrande maggioranza dei deportati nel lager di Bolzano dovevano lavorare. Come vedete, un fatto artistico, un'installazione, è
una serie di tabelloni che sono documentazione fotografica e discorso storico, l'interpretazione poi è lasciata a noi, l'interpretazione la daremo con noi. Questo coniugare arte e storia è il modo moderno di ricordare, di fare memoria e di fare storia insieme. Questo è quello che ci hanno donato, diciamo così, i campi di sterminio, ci hanno insegnato questo, che non basta solo la storia, non basta neanche solo la memoria, si deve fare cultura e qui sta nascendo proprio una forma di cultura diversa che noi insegnanti cerchiamo di farvi capire. Vi chiedo poi di guardare bene come è fatto, quel pezzo di muro rosso che emerge dalla torre di pietre, e quelli sono i graffiti di carpi che vi ricordate vogliono rappresentare il sangue coagulato, però ci sono anche altre cose, questa placca bianca che c'è qua con questi tre. C'è un albero. Perché? E poi c'è un altro. C'è questa radice, la radice molto grande, l'albero è molto piccolo. Questo ha un significato, queste radici grandi, scusate, sono le persone che sono con noi, il nostro ospite, e ricordatevi di credere sempre in quelle istituzioni, in quelle persone che producono cultura. Questo è quello che chiamiamo cultura, la pienezza, ripeto, di ragione, di emozione, di memoria, di storia, tutto insieme. Perché è soltanto la cultura che fa, intesa in questo senso un po' antropologico, che facilita, che crea giustizia, che si sforza, magari non ci riesce sempre, di eliminare le guerre. Un mondo perfetto non può esistere, ma la lezione profonda che dobbiamo ricordare da tutte queste cose è che la guerra è la cosa più brutta che ci sia, che le dittature, i totalitarismi di ogni tipo, anche quelli moderni, che hanno altre facce, tutto questo non tornerà più, io mi permetto di dirlo, non torna, tornerà in altre forme, questo sì, ma non torna più, perché noi siamo vaccinati contro alcune di queste cose, grazie a queste persone. Insomma. Immediatamente alla liberazione Bolzano era bombardata, aveva bisogno di case, aveva bisogno di spazi, e gli spazi all'interno del lager furono immediatamente utilizzati, anche giustamente perché la vita tornasse a scorrere. E Don Longhi, uno degli internati all'interno di questo lager, un componente del comitato di liberazione di Bolzano, si incaricò di mettere in piedi un centro per giovani. La liberazione doveva essere una rinascita. Tutti quelli che prima di passare nelle celle venivano portati al corpo d'armata, venivano interrogati come ben sapevano interrogare e poi portati all'interno delle celle di questo lager. Di dentro è morto la nostra medaglia d'oro Longo, è stato ucciso e impiccato in carbosico dopo averlo torturato, bisognava distruggere. Di dentro si è buttato dalla finestra per non essere costretto a parlare un'altra medaglia d'oro, una medaglia d'oro di un compagno trentino. Enrico Pedrotti venne arrestato e portato, dopo essere stato trattato al corpo d'armata come venivano trattati tutti quei che passavano al corpo d'armata, venne portato nelle celle del lager di Bolzano. Ma uscì il 30 aprile, e per questo scrisse nel diario dell'Androne un libretto scritto per i suoi figli il 1 maggio del 1945. Siamo usciti dalle nostre celle buie, eravamo rimasti pochi, vivi, ci siamo buttati le braccia al collo con Jaroslav, il boemo, a vedere ancora il cielo azzurro e gli alberi in fiore, e a casa c'eravate voi, bambini, ad aspettare. La Risera era una caserma, anche se non utilizzata, dell'esercito italiano che l'aveva affittata dal 1940. La Risera funziona come campo di transito, Durchgangslager, per i militari italiani da internare in Austria e in Germania e come luogo dove effettuare delle eliminazioni fisiche. Due cose sono reali della Risiera, ho detto prima anche che tutta la costruzione in mattoni rossi è originale, sì.
I tedeschi hanno trovato già il posto pronto, l'unica cosa che hanno costruito sono il crematorio e le 17 celle. Le stesse celle si trovano ancora oggi in piazza Oberland alla Gestapo, dove era il comando della Gestapo, ed era attrezzata una camera di tortura medioevale. Una cosa tremenda, però non si può visitare queste celle perché è privato. La piazza Oberland venivano trasferiti poi in Risiera per l'esecuzione. Soprattutto a queste celle arrivavano dalle carceri giudiziarie del Coroneo, cioè gente condannata a morte. Qui passerà la comunità ebraica di Trieste, di Pola, di Fiume. La prima retata di ebrei a Trieste avviene nella zona del ghetto e le portano nella carceri della città. È da lì che partirà il primo convoglio, novembre del 1943. Tutti quelli che sono catturati dopo arrivano, li prendono, li portano a Risiera e qui rimarranno in attesa di partire. Non sanno che cosa li aspetta loro, pur avendo avuto informazioni che è in atto una persecuzione violenta nei confronti del mondo ebraico. Ci sono già le leggi razziste, di quando io sto parlando, ma siamo in Italia, gli italiani non faranno mai una cosa del genere, non ci deporteranno mai. Noi siamo bravi italiani, siamo buoni italiani e condividiamo le idee fasciste, e c'è una grandissima, altissima richiesta di essere considerati fascisti della prima ora, molti proprio lo sono stati anche. Allora, questo è il bunker, quindi una zona che viene pensata dalle SS come zona di detenzione e forse anche come zona di punizione o di attesa per coloro che devono essere interrogati, perché sono tutti partigiani. Perché c'è un'altra cosa, una cosa particolare che non troveremo in altri, che non troverete in altri lager, è che la zona di detenzione, queste le 17 microcelle che sono presenti in questo locale, è vicinissima alla zona delle uccisioni. Da queste celle sentono e capiscono quale sarà la loro sorte. Quindi cosa succede allora di notte? Si sentiva, si percepiva, poi nella notte, la notte è una scelta specifica. La notte è il momento della paura, il momento del panico. Non appena il soldato si fu allontanato, cominciarono a parlare le voci della notte. Dal bunker accanto al mio udì un uomo che mi chiamava piano. Sono sepolto vivo da 40 giorni, diceva. Non posso respirare, ho sete, dammi una sigaretta. Forse stanotte sarò fucilato, fammi fumare l'ultima sigaretta. Come poteva accontentarlo? Se mi era concesso appena di muovermi nell'angusta cella, simile più a una bara che a un ricettacolo per viventi. E subito dopo, dall'altra parte, una voce di donna. Ne ammazzano ogni notte qualcuno. Li portano nel cortile e poi li ammazzano con un colpo alla nuca. Dopo gli spari i cani ululano. Li sentirai anche questa notte. Forse per me, forse per quell'altro. Là. In una settimana da quando sono qua dentro, ne ho sentito uccidere 30, tutti partigiani, poi tacco. I deportati sono destinati a essere uccisi, tutti. L'ordine è quello di distruggere, di ammazzarli. Sono testimoni pericolosi e sono testimoni che non devono parlare. Gli unici che sono testimoni potrebbero essere considerati collaborazionisti, quindi avranno interesse a tacere. Per sicurezza cancelliamo le prove. Minano gli edifici, fanno brillare questi edifici, ma si dimenticano una mina, questi edifici scoppiano, ma il tetto dell'edificio a due piani, che stava esattamente qui di fronte, invece che andare in mille pezzi, si alza e ricade. Dentro questa nicchia vengono ritrovati nel giugno del 1945 due sacchi e una mazza. Sono cose importanti, sono piccole prove, anche perché le griglie e le portelle vengono anche ritrovate, però, e vengono poi date al comune, il comune le venderà come rottame. Questi due sacchi vengono aperti, ci sono ceneri e ossa umane. E la prova
la mazza. Perché una prova? È una prova perché la mazza era uno strumento utilizzato dalle Einsatzgruppen che vengono mandati in Russia dopo l'operazione Barbarossa per liberare il territorio dai commissari politici dell'Armata Rossa, considerati molto pericolosi, perché cercavano in qualche modo di convincere i militari dell'Armata Rossa a passare dalla parte dei nazisti. Poi gli ebrei, gli zingari, anche qui, eccolo, e molte volte nei pogrom usavano questa mazza per uccidere le persone. E ci sono delle fotografie, amavano farsi fotografare. E una di queste persone che usava questa mazza nel modo più consono, più adeguato all'obiettivo da raggiungere, era operativo qui in Risiera. L'armeria della Risiera, dove furono trovate altre mazze per combattimento corpo a corpo, non si trovava qui. Si trovava nel locale, nel piazzale esterno della Risiera ed è stata trovata intatta. Quindi, mazza, un sistema di uccisione, ecco, l'altro era la Gaswagon, la camera gas mobile che era stata usata per la prima volta a Belzec alla fine del 1941 e poi le ceneri. Ci sono le prove, ma ci sono voluti 30 anni per celebrare un processo. Ci sono pochi documenti della Risiera, ma grazie a quei testimoni che sono riusciti all'ultimo, perché il 29 di aprile, prima di far saltare il crematorio, sono stati liberati. Ecco, grazie a questa gente si è riuscito a capire la Risiera e il funzionamento della Risiera. E la situazione del crematorio, poi grazie a quelle due persone che all'ultimo momento sono state salvate, che non si sa perché. Ormai erano già nudi al portale del crematorio e le hanno rimandate alle celle. Si sono salvati, hanno testimoniato al processo. Questa linea ferroviaria molto importante che parte da Modena, passa per Carpi, non so se sapete, voi conoscete l'autostrada, la strada del Brennero, la ferrovia del Brennero, è una strada antichissima di fondazione romana ed è una delle grandi vie d'accesso verso il nord. Questa linea era già stata usata durante la prima guerra mondiale, per cui Carpi e la zona di Fossoli erano diventate una specie di zona di retrovia. E la città di Carpi ospita dei militari, degli ospedali, ci sono addirittura, vengono riparati motori di camion a Carpi, quindi probabilmente per questa ragione quando l'esercito deve trovare delle aree per insediare i prigionieri ritorna a utilizzare queste zone già utilizzate. Questa era campagna, all'inizio i prigionieri come vedete sono dentro delle tende. E nel 42 gli si incomincia a far costruire, diciamo, la parte murata del campo, le baracche. Questa zona che vedete adesso è conosciuta come Campo Vecchio. Distinzione Campo Vecchio e Campo Nuovo, noi siamo nel Campo Nuovo, è tenuta per ragioni fondamentalmente storiche. Nasce in questo modo Fossoli, i prigionieri costruiscono il Campo Vecchio, che vedete, si trasferiscono nel Campo Vecchio e cominciano a costruire il Campo Nuovo. Entro il 42 tutto il campo è completato, qua vedete le varie fasi, campo attendato, campo vecchio, campo nuovo ed è la struttura fondamentale. Poi aveva questa struttura, tre sistemi di fili spinati, altane per le mitragliatrici che vedrete anche là, in legno e in muratura, forse quella esterna è l'unica altana in muratura che si è conservata, e un sistema di illuminazione per illuminare il campo anche di notte. Dicevo, la notte dell'8 settembre arriva un convoglio da Verona, di tedeschi, il campo viene occupato, si incomincia lo sgombero del campo. Tutti i prigionieri vengono spediti nei campi di prigionia in Germania e in Austria, il campo viene completamente svuotato.
c'è qualche tentativo di fuga, qualche morto. Dopodiché si forma la Repubblica Sociale Italiana e abbiamo testimonianze già di prigionieri all'interno del campo di Fossoli alla fine di novembre. Primi di dicembre, il 5 dicembre del 43, entra il primo convoglio di ebrei. Quando entra il primo convoglio di ebrei, il 5 dicembre del 43, molti dormono per terra, nel primo periodo su pagliericci, su materassi per terra. Ecco, la memoria dei sopravvissuti, che non sono tanti, su 5-6 mila, sono poche centinaia, è comunque di un campo già abbastanza duro. Qualche persona anziana sembra che muoia già di freddo e di fame. Le baracche sono uguali a quelle che avete visto nella foto, queste sono le altane per le mitragliatrici. Due settori sono quelli indicati da Belgioioso in quella cartina che avete visto, settore ebrei e settore politici. Diciamo che grosso modo già all'interno del campo di Fossoli c'è questa suddivisione tra queste due grandi categorie di deportazione. Possiamo dire in linea di massima questo è il settore razziale. C'è una testimonianza anche di presenza di zingari all'interno del settore degli ebrei e settore politici. La permanenza degli ebrei, prima vi dicevo, a Fossoli è abbastanza breve, anche perché il campo di Fossoli ha una funzione fondamentale, che è il rastrellamento e la spedizione verso il nord. Quindi quanti più deportati procura, tanto più è funzionale. Visto che non siamo tanto distanti da Carpi, ci si sapeva di questo campo, quindi la gente conosceva? C'erano parecchie persone che avevano contatti col campo, quindi potevano vedere le condizioni di vita, potevano vedere i trattamenti.